successo? Tuo fratello. Cosa ha fatto stavolta? I giornali parlano solo della morte di Two Penny e, se non bastasse, qualcuno ha anche rubato le matrici delle banconote. Pensi sia opera di Jacob? Ne dubito. Ora, nessuno si fida della banca o della valuta inglese. Ci sarà l'inflazione, rivolte, le industrie andranno in America per risparmiare. In breve, l'Inghilterra è finita. Jacob, l'hai fatta proprio grossa. E se io riportassi le matrici alla banca? Beh, questo aiuterebbe. E poi metterebbe in discussione le storie sull'omicidio di Two Penny. E ritornerebbe la fiducia nell'economia. Allora è deciso. L'Inghilterra non crollerà. E se non ti dispiace, potresti distruggere le banconote false che vedi per non farle circolare? Ma certo. Ti sono molto grato del aiuto. Il denaro contraffatto viene speso in zona. Beh, se si può dire contraffatto, dato che hanno le matrici è impossibile distinguere le banconote vere dalle false. Se si sapesse. Beh, ho già detto tutto. Se la gente non si fida della valuta. E ci sono già state rivolte! Frederick Aberline! Voi due, con me. Voglio protezione mentre vado al carro. Ecco i falsari. Sentito delle rivolte alla banca? Lascia che si rivoltino pure. No, tanto non gli ridiamo le matrici. Che differenza può fare? Non ha mica addosso del denaro vero. Visto che abbiamo le matrici, quello è denaro vero. Hai sentito della folla? Sembra che tutta Londra si ribelli. Niente che ci riguardi. Come ha fatto Jacob a far vacillare la nostra economia? Papà aveva ragione. Prima agisce e poi pensa. Sempre che lo faccia. Watch where you fucking drive me! Signora, proteggete questo posto. Sì, signore. Custodite questo posto come se fosse la Banca d'Inghilterra. Devi avere qualche rotella fuori posto se pensi davvero di passarla liscia. Signore. Inseguitela! Ah, Cristo! Ti spacco le ossa, signorina! Ciao! Thank you.
Ora vanno riportate alla banca. Adesso basta, miss. Banchieri, dovrete fare rima con ladri, amico. Sono solo un gruppo di maledetti delinquenti con la tombetta. Eccole. Sembrano come nuove. Ricordatelo!
Bene, la stampa di Londra scrive che si è trattato di uno scherzo. Basta rivolte. La fiducia nella banca è tornata. Finalmente passerò una notte tranquilla. Ivy, cara, non so come ringraziarti. Abbiamo evitato la catastrofe, sergente. È Jacob che dovrebbe ringraziarmi. Scusa, ricordami dove siamo diretti? C'era una lettera del principe consorte tra le carte di Lucithorn, con lo stesso simbolo della chiave, data 1847. Del 47? È l'anno in cui il principe ha restaurato Buckingham Palace. E ha aggiunto la cripta. E dato che in nessuna mappa del palazzo è segnalata una cripta segreta... Altezza, vi presento Miss Ivy Fry. Miss Fry, il Marajà Dulip Singh. Piacere, Altezza. Amico mio, temo che i progetti siano stati rimossi. Rimossi? Da chi? Crawford Starrick. O da qualcuno dei suoi. Sì, intuivo che conosceste quel nome. So dove li ha messi, ma ci sono le guardie. Questo non sarà un problema. Lo immaginavo. Ci servirà un piano. Potrei distrarre le guardie finché tu non sarai all'interno. Oh, davvero? Per te, Ivy, questo ed altro. Bene, una volta dentro cercherò qualcuno che sappia dove sono i progetti. E poi ci vedremo sul treno. Sta attento. Andiamo!
Non penserai a me! Chiedere a qualcuno dove sono i progetti. Abbiamo... Giuro, miss, non so dove l'hanno portato. Portato chi? L'uomo, quello vestito come voi. Le guardie l'hanno preso. Harry, i progetti rubati dove sono? Di questo io non so niente. I progetti, la missione.
Siete del gruppo di Clara? Hanno il signor Harry! Erano in troppi! Io ne ho morso uno, però. L'hanno messo su una carrozza rossa. Non saranno lontani, però. Una delle ruote stava già per staccarsi. Si vedono le tracce. Sono tutte storte. Sono finiti fuori strada. Stanno andando molto veloci. Feriscono anche i passanti. E danni agli arredi pubblici. Sono sulla pista giusta. Trovata. Ora dov'è Harry? Non so niente della carrozza, ma sono successe cose parecchio strane qui oggi. C'erano dei gran brutti ceffi in giro, armati fino ai denti. Facevano spavento. Efrai, è qui! Basta! Potrei giurare di averla chiusa. Dovrebbe essere chiusa. Ancora quei dannati mocciosi, senza dubbio. Attenti! Il leader dei Rooks è qui! Come!
abbiamo pestato per bene. Per me ci vorrà un po'. Adesso lo abbatto, via! Ivy, qualcuno è andato a spostare i progetti. Li hai presi? Come ti senti? Sto bene. Andiamo. No. Che ne è dei progetti? Ma ti pensi? Ivy, mi spiace. Ora concentrati solo sulla fuga. Nightingale. Andrò alla cripta prima che trovino la sindone. Parleremo con il Maharaja. Parlerò con il Maharaja. Tu ora devi farti medicare. Mi spiace averti scombinato i piani. Sarai al sicuro sul treno. Anche se trovi la cripta, non puoi entrare a Buckingham Palace da sola. Non sarò sola. Ci rivediamo sul treno, Grimm. Va bene, B. Chi sei e cosa hai in mente?
tipo sleale. Andiamo a una lezione esemplare. Oh, il mio vecchio amico, il signor Disraeli. Bene, primo ministro. Chi mi sta per accoltellare alla schiena? Il Corrupt Practices Bill è un passo chiave per la riforma del governo. Se il partito di maggioranza può condizionare i risultati delle elezioni dubbie... I don't think he wants to be disturbed. Caspita! Se il partito di maggioranza può condizionare i risultati delle elezioni dubbie, non potremo mai essere liberi! Ma se cediamo i nostri diritti ai tribunali, nemmeno così saremo liberi, signore! Dite sempre così, Gladstone. Preferite immolare il vostro corpo sull'altare del progresso che cedere un solo grammo di potere! Per la miseria! Voi, signore, siete pazzo! Non rimarrò inerme a guardare i privilegi del Parlamento finire nel fango! No, certo che no! Voi ci pieghereste al gioco della tirannia! Già che ci siete, signor Glaston, potete strappare la Magna Carta e restituire la corona ai maledetti Stuart! Come osate voi? Solo perché non voglio assolutamente che il governo finisca in mano ai giudici! Non merito accuse tanto indegne. Non lo tollero. Allora dovrò ovviare alla necessità. Buonasera, signore. It happened right in front of me. Beh, suppongo. È un piacere conoscerti. B, mi chiamo Herbert. Allora perché seguivate il primo ministro? Per lavoro, signore! Un tizio mi ha pagato per... Brutta bastarda. Sono di Crowley, se lo vuoi sapere. Tu per chi lavori? Non so il nome. Un vecchio, barbuto, indossava un uniforme. Ussari, forse. Qual è il piano? Pietà, mi ucciderà! Un volo dal terzo piano ti lascerà storpia e buona per l'ospizio. Invece da lui puoi scappare. Domani! Attaccheremo la carrozza del primo ministro mentre va in Parlamento! Perfetto.